Buongiorno dottoressa Elisabetta Riva, buongiorno professor Andrea Bacigalupo. Sono felice che siete qui con noi a parlare della vostra esperienza come presidenti di due comitati etici. La dottoressa Elisabetta Riva è presidente del comitato etico dell'ospedale San Raffaele IRCCS di Milano. E il professor Bacigalupo è il presidente del Comitato Etico Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Anche il policlinico è oggi un IRCCS. E i due comitati etici da voi presieduti sono i primi in Italia ad aver preso come membri interni un rappresentante di paziente formato con il progetto europeo EUPATI, che è una formazione sulla ricerca e lo sviluppo dei farmaci. Sono pazienti che studiano un anno su tutto il processo di ricerca e sviluppo dei farmaci. Sono qui a chiedervi a tutti e due di raccontarci la vostra esperienza di lavoro con un paziente esperto EUPATI all'interno del vostro comitato etico. Se avete visto in questi mesi di lavoro un vantaggio e un'importanza della loro formazione, della loro preparazione nell'ambito della ricerca e lo sviluppo del farmaco. Professor Bacigalupo, vuol parlare lei per primo? Molto volentieri, intanto grazie per l'opportunità di poter rappresentare questa bella iniziativa che poi, se vogliamo, metterla nel contesto, stiamo parlando di aumentare la partecipazione attiva dei pazienti nel processo di ricerca che poi va a vantaggio dei pazienti stessi, ma secondo regole importanti. Quindi, è molto bello che i pazienti possano partecipare sempre più attivamente e in questo caso anche addirittura nel contesto del comitato etico dove vengono discusse le sperimentazioni. Noi adesso abbiamo il nostro comitato etico è stato nominato a settembre, quindi abbiamo diciamo 6 mesi di esperienza col membro interno EUSPATI. Molto positiva sia in termini di commenti sui vari protocolli quando c'era bisogno. E ho trovato in particolare interessanti i commenti del membro interno su alcuni aspetti particolari del paziente. Per esempio, alcune ricerche sul paziente oncologico riguardo a come vengono svolte queste ricerche, a come vengono presentati, per esempio, i questionari, al contenuto dei questionari, per esempio, quali domande sono proponibili, sono utili, sono anche in qualche modo attente alla fase della malattia del paziente. Avevamo uno studio, per esempio, in cui lo scopo era di verificare il passaggio dalla terapia attiva alla terapia palliativa. E in questo studio, devo dire, i commenti sono stati molto importanti riguardo proprio al contenuto, perché questo è chiaro che questo è un momento cruciale del paziente al quale viene comunicato che passa da un certo tipo di approccio medico attivo a un altro tipo di approccio medico che non è più attivo. E mi è sembrato molto utile avere la testimonianza di qualcuno che ovviamente non è passato attraverso quel periodo, però ovviamente conosce molte persone che invece lo hanno fatto e quindi ci dà la prospettiva del paziente, che poi è il nostro target, è il nostro. È quello per cui facciamo queste cose, quindi è molto importante sapere loro come pensano e come reagiscono di fronte alle nostre proposte. Benissimo, l'importanza dunque del paziente che sa leggere anche un protocollo, sa l'importanza del protocollo, Assolutamente.
sa cosa vuol dire il rispetto del protocollo e sa cosa vuol dire un consenso informato e sa dire la qualità anche del consenso informato, per esempio, no? La semplificazione delle parole utilizzate spesso in modo complicato, invece il paziente può dire anche questo. Assolutamente, assolutamente, sì sì. Quindi molto positiva. Quindi io personalmente ringrazio per l'iniziativa, ringrazio chi ha voluto svolgere, sviluppare questa attività nel contesto di un progetto europeo, peraltro. Quindi mi pare che siamo nel contesto di una linea che comunque va sviluppata, è giusto che sia sviluppata, è necessario che sia sviluppata. Benissimo, grazie. Dottoressa Riva ci conosce molto bene, conosce molto bene Accademia del Paziente Esperto Opati, perché è stata una delle prime, è stata la relatrice sui comitati etici al primo corso fatto in italiano per i pazienti italiani nel 2019. Mi fa molto piacere continuare, mi ha fatto molto piacere continuare a lavorare con lei in questo ambito e aver avuto la sua proposta, perché è partita da lei e dal suo comitato il fatto di chiamare un paziente esperto a partecipare al suo comitato etico del San Raffaele di Milano. Sì, un grande piacere il suo parere. Grazie, ecco, è proprio così, cara dottoressa. Io sono stata chiamata come relatrice, come diciamo docente al vostro corso e subito mi sono trovata molto bene. Ho subito capito quanto fosse profondo e serio il vostro programma, quindi assolutamente di ottima qualità, molto ben fatto. Quindi diciamo che proprio la prima impressione è stata estremamente positiva, di trovarmi di fronte a persone serie, concrete, capaci, che affrontavano l'aspetto della metodologia della ricerca clinica con il massimo del rigore, ma anche con il massimo della sensibilità. Quando ho fatto questa presentazione in questo albergo a Roma mi sono sentita come a casa. Ecco, quindi questo è un po' il concetto di mettere insieme una grande competenza, ma anche con una, non so come dire, una sensibilità che a volte non in tutti i membri del comitato etico appunto a volte si ritrova, no? Quindi questo mi ha veramente molto impressionato e quindi ho ritenuto che potesse, e poi appunto sentire anche le esperienze di queste persone, vederle, parlare con loro. E ovviamente poi sentire anche alcune esperienze che avevano avuto, vedere e leggere i protocolli in un modo diverso. Gli endpoint visti non solo come un aumento di 3 mesi di sopravvivenza, ma anche un'attenzione alla qualità della vita, alla dignità della persona. Quindi mi è sembrato che questi elementi potessero essere molto importanti da portare all'interno di un comitato etico. Quindi per questo poi appunto ovviamente mi sono informata, ho sentito e ho raccolto esperienze di membri, di persone opati anche all'interno di FDA, di EMA, quindi in organismi anche più complessi, non solo volti alla valutazione di uno studio ma anche di un processo di sviluppo, come diceva prima il professor Bacigalupo, quindi cioè proprio veramente una valutazione più ampia, più universale. Per quanto riguarda, quindi proprio per questo motivo ho ritenuto che potesse essere positivo per il mio comitato, per un miglioramento anche proprio culturale del mio comitato, ma ovviamente sempre attenti alla salvaguardia del paziente e la presenza di un paziente EUPATI. EUPATI è stata la dottoressa Van Dorme, è stata appunto con me gentilissima, apertissima e quindi diciamo così la collaborazione è partita. Come diceva il professore, sono pochi mesi con cui abbiamo questa persona, quindi non posso fare dei commenti così molto generali, posso però dare delle mie prime impressioni. Intanto la dottoressa, il nostro paziente esperto, si è trovata immediatamente a suo agio nel gruppo, quindi non c'è stato bisogno di un training come a volte succede con altri membri assolutamente competenti, di tutto rispetto, ma che non hanno mai visto come funziona un comitato etico. Ecco, la dottoressa si è saputa muovere all'interno, quindi questo è stato un vantaggio anche per noi, no? Ridurre il training, avere già una persona operativa.
E poi appunto, riprendendo quello che diceva il professore, sicuramente l'attenzione ai questionari, alle parole, all'attenzione al paziente è stato importante. Noi abbiamo creato un gruppo di lavoro sul miglioramento del sempre, di cui si parla ormai da anni, del foglio informativo. Vedo che tutti dicono di sì, no? Del foglio informativo e modulo di consenso informato per renderlo soprattutto quello delle aziende farmaceutiche più accessibile. Quindi subito la dottoressa è entrata in questo gruppo. L'idea è di fare un foglietto a parte più semplificato che forse può aiutare nella comprensione e quindi appunto muoversi. E poi appunto è stato vacante per un paio di mesi un altro nostro membro laico che valutava il foglio informativo per il paziente. La dottoressa è subito intervenuta, quindi diciamo subito all'interno, proattiva e operativa all'interno del gruppo. Quindi io penso che sia un'ottima cosa, penso che non sia altro che di vantaggio per i pazienti essere all'interno di un comitato, e quindi sicuramente mi aspetto grandi cose. Benissimo, vi ringrazio tutti e due perché siete stati preziosi in questa testimonianza, che è la prima testimonianza in Italia sul lavoro di un paziente esperto EUPATI in un comitato etico. Vi ringrazio molto e spero di continuare la collaborazione con voi non solo nei comitati etici ma in un corso di perfezionamento sul lavoro di un paziente esperto in un comitato etico. Benissimo, con piacere. Grazie. Grazie professore, un piacere anche vedere anche lei, grazie. Un piacere vedere lei. Arrivederci. Vi manderemo tutto. Grazie. Grazie, arrivederci.